Ciao ragazze e ragazzi, oggi vorrei fare questa presina che è così. Qua nell'ultimo giro ho i miei tulipani e per fare la mia io ho usato un filato che lui è 50 grammi, 125 metri. Ho usato un uncinetto 2 mm e ho lavorato qua con il colore bianco, il verde e il lila. Ho fatto questa presina dove qua io ho fatto solo 5 giri col colore bianco. Poi ho fatto anche quest'altra, invece in questa io ho lavorato 6 giri, ma voi con la parte bianca potete lavorare il numero di giri che volete. Allora sono rimaste così. Andiamo al tutorial. Io inizio lavorando 4 catenelle. Allora faccio la mia prima catenella, la seconda, la terza e la quarta. Adesso con le mie 4 catenelle io vengo qua nella prima di loro e lavoro un punto bassissimo, così ho fatto un anellino. Adesso lavoro il mio primo giro, per cui io lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vengo qua nel mio anellino e lavoro lì un punto alto, che è già il mio secondo punto. Ritorno nel mio anellino e lavoro il mio terzo punto alto. Ritorno nel mio anellino, lavoro il quarto e così io lavoro fino ad avere un totale di 12 punti alti. Ho già lavorato i miei 12 punti alti, allora adesso vengo qua dove ho iniziato questo giro lavorando le 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado lassù nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo, così il mio primo giro già sta pronto. Adesso lavorerò il mio secondo giro. In questo giro farò 2 punti alti per ogni punto alto del primo giro. Allora io faccio così, io lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Ritorno qua dove ho il primo punto alto del giro sottostante, che è dove ho le 3 catenelle nel giro sottostanti, e lavoro lì un punto alto, così io rimango con 2 punti alti nel mio primo punto alto. Adesso vengo qua nel mio prossimo punto alto, che è il secondo punto del giro sottostanti, e lavoro in lui 2 punti alti. Allora vado in lui e lavoro il mio primo punto alto. Ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Vado nel mio prossimo punto alto, che è il terzo nel giro sottostante, e lavoro 2 punti alti. Ora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Vado nel prossimo punto alto, lavoro i miei 2 punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Vado nel prossimo punto alto e lavoro sempre i miei 2 punti alti. Ora lavoro il primo, ritorno nello stesso punto e lavoro anche il secondo. Allora, in questo modo io lavorerò tutto il mio giro, farò sempre 2 punti alti per ogni punto alto del giro sottostante. Alla fine io avrò 24 punti alti. Ho già lavorato tutto il mio giro, ho i miei 24 punti alti, per quello posso venire qua dove ho iniziato il mio giro lavorando le 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado lassù nella mia terza catenella e lavoro un punto bassissimo, così il mio secondo giro già sta pronto. Adesso lavorerò il mio terzo giro, allora io inizio lui lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado nel mio prossimo punto alto, che è il secondo punto del giro sottostante, e in lui io lavoro 2 punti alti. Allora vado in lui e lavoro il mio primo punto alto, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Vado nel mio prossimo punto alto, e in lui io lavoro un punto alto. Vado nel prossimo punto alto, in lui lavoro 2 punti alti. Allora vado in lui, lavoro il mio primo punto,
Ritorno nello stesso punto e lavoro il secondo. Vado nel prossimo punto alto, in lui lavoro un punto alto. Nel prossimo io lavoro due punti. Allora vado in lui, lavoro il mio primo punto. Ritorno nello stesso punto e lavoro il secondo. E continuo sempre così, vado nel prossimo punto, lavoro un punto, in quello dopo io lavoro due punti, allora vado in lui e lavoro il mio primo punto, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Allora così continuo, vengo qua nel prossimo punto, lavoro un punto, in quello dopo due punti, in quello dopo uno, in quello dopo due, lavorerò così in tutto il mio giro. Alla fine io avrò 36 punti alti. Ho già lavorato il mio giro, ho i miei 36 punti alti. Allora adesso io vengo qua dove ho iniziato il giro lavorando le 3 catenelle, vado lassù nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così il mio terzo giro già sta pronto. Adesso lavorerò il mio quarto giro, allora io inizio con 3 catenelle che è il mio primo punto alto. Vado nel mio prossimo punto alto che è il secondo punto del giro sottostante e lavoro in lui un punto alto. Vado nel mio prossimo punto che è il terzo nel giro sottostante e in lui lavoro due punti alti. Allora vado in lui e lavoro il mio primo punto alto. Ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Allora è questo che farò in tutto il mio giro, per quello vengo nel mio prossimo punto alto e inizio tutto un'altra volta, lavoro in lui un punto alto. Vado nel mio prossimo punto alto e lavoro in lui un punto alto. E nel prossimo io lavoro due punti, allora vado in lui e lavoro il primo punto. Ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Inizio tutto un'altra volta. Vado nel prossimo punto, lavoro un punto. In quello dopo lavoro un punto. In quello dopo lavoro due punti. Ora vado in lui e lavoro il mio primo punto. Ritorno nello stesso e lavoro anche il secondo. Vado nel mio prossimo punto alto, lavoro un punto. Vado in quello dopo, lavoro un punto. In quello dopo io lavoro due punti. Allora vado in lui, lavoro il primo. Ritorno in lui e lavoro il secondo. Allora in questo modo io lavorerò tutto il mio giro. Alla fine io avrò 48 punti alti. Ho già lavorato i miei 48 punti alti, allora adesso vengo qua dove ho iniziato il mio giro lavorando le 3 catenelle, vengo qua su nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così questo mio giro già sta pronto e ho 48 punti alti. Adesso lavorerò il mio quinto giro, allora io inizio lui lavorando 3 catenelle che è il mio primo punto alto. Vado nel mio prossimo punto alto, che è il secondo punto del giro sottostante, e lavoro in lui un punto alto. Vado in quello dopo, che è il terzo del giro sottostante, e lavoro un punto alto. Nel prossimo, che è il quarto, io lavoro due punti. Allora vado in lui e lavoro il mio primo punto. Ritorno in lui e lavoro il secondo. È questo che farò in tutto il mio giro, per quello vado nel mio prossimo punto alto, lavoro un punto alto. Vado in quello dopo, lavoro un punto alto. In quello dopo, lavoro un punto alto. Nel prossimo io lavoro due punti, allora vado in lui e lavoro il mio primo punto alto.
ritorno nello stesso punto e lavoro il secondo. E continuo a lavorare così, per cui vado nel mio prossimo punto alto, lavoro un punto alto. Vado nel prossimo, lavoro un punto alto. In quello dopo lavoro un punto alto. In quello dopo lavoro due punti. Allora vado in lui, lavoro il mio primo punto alto, ritorno in lui e lavoro il secondo. Allora io continuerò a lavorare così tutto il mio giro e alla fine io avrò 60 punti alti. Ho già lavorato tutto il mio giro, ho i miei 60 punti alti. Allora adesso vengo qua dove ho iniziato il giro lavorando le 3 catenelle, vado lassù nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Il mio lavoro qua con 5 giri già è della misura che io desidero, per quello io taglio il mio filo, lo nascondo bene per evitare che si disfi e ritorno dopo per fare il prossimo giro. Però se voi volete lavorare ancora altri giri, potete continuare così, dello stesso modo. A ogni giro, qua dove ho i punti alti lavorati da soli, avrò un punto alto in più. Per quello in quest'ultimo giro che ho lavorato, ho due punti alti nello stesso punto alto, poi ho tre punti alti da soli e ho altri due nello stesso punto alto. Nel prossimo giro io avrò i due punti alti nello stesso punto alto, poi io avrò 4 punti alti da soli e altri 2 punti alti nello stesso punto alto. Nell'altro giro io avrò 2 nello stesso punto e 5 punti alti. Nell'altro 2 nello stesso punto e 6 punti alti da soli. Così io continuerò a lavorare fino a che diventi della misura che io desidero. Per me questi 5 giri già va bene. Allora io taglio il mio filo. Lo nascondo bene per evitare che si disfi perché io ritorno lavorando con un altro colore. Io ho già nascosto il mio filo, per quello adesso, il mio prossimo giro, io lavorerò in verde. Allora prendo il mio filo verde e lavoro in lui una catenella. Io faccio questa catenella bella e stretta perché serve solo per mettere il mio filo nel mio lavoro. Adesso vengo qua, nella parte in bianca nel mio lavoro. Vado in un qualsiasi dei miei punti alti, vado dentro con l'uncinetto e lavoro un punto bassissimo. Così con questo punto bassissimo io ho messo il mio filo nel lavoro in bianco. Adesso lavorerò il mio sesto giro. Inizio con 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Ritorno nel stesso punto alto dove ho messo il filato verde e lavoro un punto alto. Così ho due punti alti nello stesso punto. Lavoro 2 catenelle, ritorno nello stesso punto alto e lavoro altri 2 punti alti. Allora faccio il primo e anche il secondo. Così ho lavorato 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, tutto nello stesso punto alto del giro sottostante. Lavoro 1 catenella. Vengo qua e salto 3 punti alti senza lavorare, vado nel quarto punto alto e in lui lavoro 2 punti alti. Ora faccio il primo punto alto e anche il secondo. Due catenelle, ritorno nello stesso punto alto e lavoro altri 2 punti alti. Ora faccio il primo e il secondo. Una catenella, salto 3 punti alti senza lavorare, vado nel quarto e in lui lavoro 2 punti alti. Ora faccio il mio primo punto alto, ritorno nello stesso punto e lavoro il secondo. Due catenelle, ritorno nello stesso punto e lavoro altri 2 punti alti. Ora faccio il primo e anche il secondo. Una
Una catenella, salto sempre 3 punti alti senza lavorare, vado nel quarto e lavoro 2 punti alti. Ora il primo e il secondo. 2 catenelle, ritorno nel stesso punto e lavoro altri 2 punti alti. Ora il primo e anche il secondo. Lavoro una catenella e continuo a lavorare così tutto questo mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, devo solo chiuderlo lì, per quello dopo che ho fatto qua i 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso punto. Io lavoro ancora una catenella. Vengo qua e salto i 3 punti alti senza lavorare nel quarto, è dove ho iniziato il mio giro lavorando le 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Allora vengo qua su nella mia terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così questo mio giro già sta pronto. Io taglio il mio filo, lo nascondo bene per evitare che si disfi, perché dopo io devo lavorare un altro colore. Ho già nascosto il mio filo. Adesso ho bisogno di un altro lavoro esattamente come questo, per quello io vado là e lavoro i miei 5 giri con il colore bianco e quest'ultimo giro con il colore verde. Lo taglio, lo nascondo il filo e ritorno per lavorare l'ultimo giro insieme con un altro colore ancora. Ho già nascosto il mio filo. Allora adesso vado là e lavoro un altro centrino esattamente come ho fatto in questo. Quando ho finito, io ritorno per continuare insieme. Adesso lavorerò il mio settimo giro. Allora per farlo, io devo prendere i miei 2 centrini e devo metterlo loro così, con il rovescio di uno con il rovescio dell'altro. In modo che qua davanti io ho la parte davanti, qua io ho la parte davanti, il rovescio rimane lì nella parte interna. Allora adesso che ho qua il mio lavoro rovescio con rovescio, io prendo il mio filo, che nel mio caso userò il lila, e lavoro in lui una catenella. Io faccio questa catenella bella e stretta perché è solo per mettere il mio filo là nell'altro lavoro. Adesso io ritorno qua nei miei centrini e vado qui dove ho i 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Io entro con il mio uncinetto proprio dove ho le 2 catenelle. Faccio la stessa cosa nel centrino che ho là dietro, che ho qua i 2 punti alti, le 2 catenelle e 2 punti alti. Io vengo proprio nello spazio delle 2 catenelle, solo che qua io entro dal lato del rovescio al lato destro. E lavoro un punto bassissimo. Con questo punto bassissimo io ho messo lì il mio filo. Adesso ho inizio il mio giro lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vengo qua nello spazio delle 2 catenelle e lavoro lì 5 punti alti, prendendo tutti i 2 centrini. Ora vado e lavoro il mio primo punto alto, il secondo, terzo, quarto e quinto. Così qua, nella verità, io ho 6 punti alti perché ho queste 3 catenelle qua dell'inizio. Allora adesso io prendo questo filo che ho nell'uncinetto, lo lascio lì un po' più largo. Tolgo lui del mio uncinetto e vengo con l'uncinetto qua dove ho il mio primo punto alto. Qua nell'inizio, primo punto alto, sono nella verità le 3 catenelle. Allora vengo qua su dove ho la mia terza catenella e entro in lei dal lato davanti verso il rovescio. Riprendo questo filo con il mio uncinetto. Adesso passo questo mio filo qua dentro del mio primo punto alto. Così ho fatto il mio punto. Qua sopra del mio punto io ho qua questa parte tonda e qua nel mezzo io ho un spazio, io ho questo buchettino qua che rimane proprio qua nel mezzo. Io lavorerò in questo buchettino che ho qua nel mezzo, per quello vado lì dentro con il mio uncinetto
e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle e torno sempre lì nello stesso spazio e lavoro un altro punto basso. 2 catenelle e torno nello stesso spazio e lavoro un punto basso. 2 catenelle e torno sempre lì nello stesso spazio e lavoro un altro punto basso. Ora è rimasto così. Adesso io lavoro 2 catenelle, vengo qua e salto i miei due punteati senza lavorare, vengo nello spazio della catenella e lavoro lì un punto basso prendendo tutti e due centrini, tanto questo che ho qua davanti come quello che ho là dietro. Lavoro 2 catenelle, salto i due punti alti, vengo qua nello spazio delle 2 catenelle e lavoro lì 6 punti alti. Ora vado e lavoro il mio primo punto alto, lavoro il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Adesso che ho fatto i miei 6 punti alti, io tolgo questo filo del mio uncinetto e vengo con il mio uncinetto qua dove ho il mio primo punto alto che ho lavorato di questi 6. Vado sempre da parte davanti verso il rovescio con l'uncinetto e prendo questo filo nell'uncinetto. Adesso passo questo filo dentro del mio primo punto alto. Vado là sopra del mio punto, io ho sempre la parte tonda e qua in mezzo ho questo spazio, questo buchettino. Io entro in questo spazio e lavoro il mio primo punto basso. 2 catenelle, ritorno nello stesso spazio e lavoro il mio secondo punto basso. 2 catenelle, ritorno là nello stesso spazio e lavoro il mio terzo punto basso. 2 catenelle, ritorno lassù nello stesso spazio e lavoro il mio quarto punto basso. Così ho fatto il mio tulipano. Adesso lavoro 2 catenelle, vengo qua e salto i due punti alti senza lavorare, vado nello spazio della catenella sempre prendendo tutti e due centrini e lavoro un punto basso. Qua dietro rimane così. E continuo, lavoro 2 catenelle. Salto i due punti alti senza lavorare, vengo qua nello spazio delle 2 catenelle e lavoro 6 punti alti, sempre prendendo i due centrini, tanto questo davanti come quello là dietro. Allora faccio il mio primo punto alto, il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Adesso che ho fatto i miei 6 punti alti, io tolgo questo filo del mio uncinetto e vengo qua dove ho il primo punto alto che ho lavorato di loro. Entro in lui sempre del lato davanti, verso il rovescio, ritorno questo filo nell'uncinetto, adesso passo il mio filo nel mio primo punto. Vado là sopra del mio filo, del mio punto, qua, che ho la parte tonda e qua in mezzo ho questo spazio. Io lavoro proprio in questo spazio, allora vado lì e lavoro il mio primo punto basso. 2 catenelle, ritorno là nello stesso spazio e lavoro il mio secondo punto basso.
2 catenelle, ritorno lá nel stesso spazio, lavoro il mio terzo punto basso, 2 catenelle, ritorno nel stesso spazio e lavoro il mio quarto punto basso. Così ho fatto un altro tulipano. Adesso lavoro 2 catenelle, salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua nel spazio della catenella prendendo sempre tutti e 2 centrini e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle, salto i 2 punti alti, vado là nello spazio delle 2 catenelle, sempre prendendo tutti e 2 centrini e lavoro 6 punti alti. Ora faccio primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e il sesto. Adesso con i miei 6 punti alti io tolgo questo uncinetto del mio filo, vengo qua dove ho il mio primo punto alto di loro che ho lavorato e vado in lui sempre del lato davanti verso il rovescio, rimetto questo filo nell'uncinetto, adesso passo il mio filo dentro del mio primo punto alto. Ho fatto il mio punto, allora vado là sopra di lui, qua sopra io ho la mia parte tonda e qua all'interno ho questo spazio. Allora entro in questo spazio e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle, ritorno nello stesso spazio e lavoro il mio secondo punto basso. 2 catenelle, ritorno nello stesso spazio e lavoro il mio terzo punto basso. 2 catenelle, ritorno nello stesso spazio e lavoro il mio quarto punto basso. Così ho fatto un altro tulipano. Adesso lavoro 2 catenelle, salto i 2 punti alti, vengo qua nello spazio della catenella e lavoro lì un punto basso, sempre prendendo tutti e 2 centrini. Lavoro 2 catenelle e continuo così a lavorare tutto il mio giro. Io ritorno qua nel penultimo disegno per lavorare con voi. Ho già lavorato il mio giro, ho fatto qua l'ultimo tulipano di questo giro, però ancora devo fare questa parte. Allora, dopo che ho fatto il penultimo tulipano, io ancora lavoro 2 catenelle. Ora faccio la prima e la seconda. Vengo qua e salto i 2 punti alti, vengo nello spazio della catenella e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle, vengo qui e salto i 2 punti alti senza lavorare, vado là nello spazio delle 2 catenelle e lavoro lì un punto alto, ricordando sempre di prendere tutti e 2 centrini. Adesso che ho lavorato il mio punto alto, io lavoro 6 catenelle. Ora faccio la prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta catenella. Giro il mio lavoro dal lato del rovescio, che è questo, e vengo qua dove ho lavorato il mio ultimo tulipano, quassù, e io trovo questo punto basso, è il primo punto basso che trovo, questo qua. Allora io entro in lui e lavoro un punto bassissimo. Adesso giro il mio lavoro qua del lato destro, vengo qua dentro dello spazio delle mie 6 catenelle e lavoro lì 10 punti bassi. Ora vengo qua dentro e lavoro il mio primo punto basso, ritorno, lavoro il mio secondo punto basso, il terzo, quarto e così io lavoro fino ad avere tutti i 10 punti bassi. Ho già lavorato i miei 10 punti bassi, allora adesso vengo qua dove ho lavorato questo ultimo punto alto, qua sopra di lui io ho questa gambina qua. Allora io prendo questa gambina con l'uncinetto e anche questa della parte superiore di lui. Adesso con i 2 fili nell'uncinetto io lavoro un punto bassissimo.
Adesso io ritorno qua dove ho l'spazio delle 2 catenelle e lavoro gli altri 5 punti alti. Ora vado e lavoro il primo punto alto, il secondo, terzo, quarto e quinto. Adesso che ho fatto i miei 5 punti alti, nella verità io ho 6 perché avevo questo primo punto alto qua. Adesso io tolgo qua il mio uncinetto del mio filo e vengo qui dove trovo il primo punto alto proprio, che è questo. Vado in lui la parte davanti verso il rovescio, rimetto questo filo nel mio uncinetto. Adesso io passo questo filo qua dentro del mio primo punto alto. Così ho fatto il mio disegno, qua sopra il mio disegno ho questa parte tonda e qua in mezzo ho questo spazio. Allora vado là nel mio spazio e lavoro il mio primo punto basso. Faccio 2 catenelle, ritorno là nello stesso spazio e lavoro il mio secondo punto basso. Lavoro 2 catenelle. Ritorno sempre lassù nel mio spazio e lavoro il mio terzo punto basso. Altre 2 catenelle, ritorno sempre là nel mio spazio e lavoro il mio quarto punto basso. Così ho fatto anche questa tulipa. Adesso lavoro 2 catenelle. Salto i 2 punti alti senza lavorare, vengo qua nello spazio della catenella e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle e vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho iniziato lavorando le 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado lassù nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro, ho finito anche il mio lavoro, per quello posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché così la mia presina già sta pronta. Ho già nascosto il mio filo e così la mia presina già sta pronta. Grazie a tutti e alla prossima!